Torniamo alla YouTube del 2010 con What's in my bag? Oddio, non ci credo che l'ho fatto davvero. Ciao, io sono Sofia e oggi parleremo di cosa porto nella borsa di tutti i giorni per vivere una vita un po' più sostenibile con serenità. Prima di tutto, fun fact, io quando esco di casa di norma non mi porto la borsa, nel senso che se devo uscire per una commissione veloce e andare a pranzo da un parente non ho bisogno della borsa con tutte le cose dietro. Le tasche della giacca andranno più che bene, le uniche cose che mi porto sono tre e sono il portafoglio con i documenti e le carte, le chiavi di casa per chiudere e un fazzolettino di stoffa. Il fazzolettino è perché purtroppo mi ammalo davvero molto spesso e spesso raffreddore e inoltre fa sempre comodo, non si sa mai che ti lerci le mani oppure per asciugare le lacrime delle fanciulle in difficoltà o dei fanciulli. A parte per questo genere di uscite che sono al massimo di un paio di ore, io comunque non ho una borsa, sono di quella generazione che ha sempre utilizzato lo zaino e credo che continuerà all'infinito a utilizzarlo. Il mio zaino è questo qui. Non so di che marca sia, non so se consigliarvelo, ce l'ho dal 2016 e va benissimo così, finché non si romperà o non sarà inutilizzabile, io continuerò a usare questo. Sarebbe stupido buttarlo via o smettere di farlo solo perché non è bello, solo perché non è instagrammabile, solo perché non è sostenibile. Alla fine è molto più sostenibile continuare a usarlo piuttosto che buttarlo per prenderne uno più figo. Iniziamo dalle basi e dalle cose che un po' tutti credo abbiano nello zaino quando devono stare fuori per più ore. Una borraccia. Questa qui non so di chi sia, l'ho presa a casa. Credo ci siano almeno una ventina di borracce nella mia casa, quindi ne prendo letteralmente una a caso. Una borraccia qualsiasi, l'importante è che sia ermetica, tenga la temperatura in modo che non diventi subito bollente, ma meglio quello che avete già in casa che comprare cose nuove, mi raccomando. Poi, a seconda se fa caldo o se fa freddo, un ombrellino oppure degli occhiali da sole. In questo momento qui fa freddo, quindi norma ho l'ombrellino, così se inizia a piovere o nevicare sono tranquilla. Un power bank con cavo annesso per ricaricare il telefono se siete fuori di casa per molte ore. Inoltre, anche di questi di norma tutti quanti ne abbiamo molti, anche di cavi, in casa ce ne sono moltissimi. Prima di comprare il nuovo, cercate per favore se ce l'avete già, se no usato o ricondizionato. Ora ci sono le cose un pochino più particolari. Questo è un po' più per persone che hanno il ciclo. Nella taschina quella un pochino più riparata, in modo che non sia a contatto col resto degli oggetti, la tengo sempre chiusa in modo da essere sicura che sia al sicuro e ben protetta. Tengo il sacchettino con la coppetta mestruale. Di norma non tutto il mese la porto dietro quando so che manca poco, ma preferisco non indossare la coppetta se non sono sicura che ho il ciclo, per una questione mia personale. Ovviamente ognuno può scegliere di fare come preferisce. Se voi siete più comodi e più tranquilli a usare gli assorbenti tradizionali, nessuno vi obbliga a utilizzare la coppetta mestruale. Io mi ci trovo davvero molto bene. In alternativa ci sono anche le mutande assorbenti da ciclo. Sono un pochino più complicate, credo, da tenere in borsetta, però comunque questa è davvero piccolina. Il sacchettino è discreto e nessuno sa che cos'è, quindi siete tranquilli. Un'altra cosa da avere nella borsa, secondo me, abbastanza importante è un sacchetto per fare la spesa. Lo zaino tendenzialmente non è pieno zeppo, c'è sempre dello spazio. Se sono degli acquisti occasionali, per cui non sono andata a fare la spesa intenzionalmente, di norma c'è tutto lo spazio necessario che serve. Quindi il tipo di borsa che mi porto dietro è piccolina, come questa qui. È molto comoda se devi prendere dei legumi, della frutta secca o dei cereali sfusi, in modo che non hai un gigantesco sacchettone che non si può neanche chiudere. Questo oppure un nastrino. Non mi ricordo da dove viene fuori, l'ho trovato già in casa il più possibile, riutilizzo. E quindi in questo modo posso riempire questo con la piccola cosa che volevo comprare, come anche i pomodorini secchi del mercato, che buoni, e la lancio di nuovo nello zaino e sono a posto. Se avrò anche altri oggetti, non c'è bisogno di una grossa borsa della spesa, perché tanto ho già tutto lo spazio se mi serve. Se invece voi usate una borsetta, magari sì, vi consiglio anche una piccola borsa di tela, di quelle che si schiacciano molto bene, perché nella borsetta magari è un po' più complicato tenere, diciamo, la spesa se vi capita di dover fare degli acquisti non programmati. Ultimo, ma non per importanza, la mia super schiscetta. Ora, questa è una scatola di plastica non meglio identificata. Non la uso per il pranzo al sacco. Se mangiassi fuori avrei una scatola, penso, un po' più grande. E questa è la più piccola che ho trovato in casa senza dover andare a comprarne di nuove. E la utilizzo per le emergenze. Vuol dire se sono fuori a mangiare
e sono piena, al posto di farmi mettere il cibo in una confezione giaggetta, chiederò al ristorante se posso utilizzare la mia di plastica. Di norma per un avanzo da ristorante basta tranquillamente. Inoltre dentro ho delle posatine, perché spesso nei posti dove si va a mangiare un po' così alla svelta non è che hanno delle posate riutilizzabili, hanno quelle di carta o quelle di plastica, e personalmente, se posso evitare, preferisco. Pesano pochissimo, queste sono quelle piccoline da bambino, ve le faccio vedere. Cioè sono davvero davvero piccoline, credo che fossero mie o dei miei fratelli quando eravamo piccoli, ma per il pranzo a sacco vanno più che bene, o per il pranzo d'emergenza fuori, chiamiamolo. E per finire, nella scatolina, in modo da ottimizzare gli spazi perché non mi piace avere lo zaino sempre pieno, metto dentro di norma qualche snacchino. Questi sono una manciatina di anacardi, ma potrebbero andar bene dei datteri, della frutta essiccata in generale, dei biscotti se non ho nient'altro in casa, perché se sto fuori per più ore spesso mi viene un po' un languorino, e piuttosto che comprare merendine o prendere cose random in giro, questi mi saziano, se è soltanto per uno spuntino, e sono tranquilla. Inoltre è molto comodo perché sta tutto dentro la scatoletta per le emergenze, quindi ottimo. In più questa qui va bene anche se magari dovete comprare qualcosa di sfuso, magari al mercato le olive o cose che hanno già sottoli che vendono sfusi, loro se li metterebbero in dei sacchettini di plastica o zaggetta. Se il commerciante è gentile e ti ascolta, tu puoi chiedere di utilizzare la tua scatola. È un pochino complicato alcune volte, sì, ma basta essere gentili. E se vuoi più consigli in merito a come fare a usare i tuoi sacchetti e le tue confezioni in posti dove vendono cose sfuse, ti lascio qua il video che ho fatto a tema, in cui ti spiego proprio tutti i passaggi e le cose da fare per implementare un po' le tecniche e chiedere di utilizzare le tue cose. Ora devo rimettere tutto nella borsa. In realtà in borsa di norma ho sempre anche un altro piccolo fazzolettino. Più che altro se mi capita di mangiare fuori, di norma è tipo panini, falafel o cose del genere, o gelati o patatine, non lo so, cose del genere. È molto comodo avere un fazzolettino con cui pulirsi le dita, soprattutto se è cibo da sport, poi non è che puoi tipo andare in bagno a lavarti le mani, quindi è comodo avere un fazzolettino per le emergenze. Se il video ti è piaciuto, per favore lascia un mi piace e valuta di iscriverti al canale se questo genere di contenuti ti interessano. Se hai altre cose che secondo te servono da portare magari in giro per le emergenze sostenibili, scrivile nei commenti, che mi fa sempre piacere scoprire cose nuove e magari puoi anche aiutare qualcun altro che leggerà la sezione. Bene, da me è tutto, spero che questo viaggio nella mia borsa, non borsa, zaino, vi sia piaciuto e che magari possa avervi aiutato con qualche consiglio o qualche trucchetto per portarsi dietro delle cose e vivere in modo un po' più sostenibile. Da me è tutto e noi ci vediamo settimana prossima.